Questa mattina faremo un brevissimo viaggio, un viaggio in una vigna. In una vigna. Abbiamo letto questo bellissimo passo prima di Isaia, che è strettamente connesso alle parole che abbiamo anche letto di Gesù. Le parole riguardo la vite e i tralci. Ora, subito vorrei partire da un punto che credo sia fondamentale. Come Gesù parte nel affermare questo discorso? Dice polemicamente, userei questa parola, con una vis polemica, con una ver polemica: io sono la vera vite, io sono la vera vite. Questo vera vite sta ad indicare che c'erano anche al tempo di Gesù delle presunte viti, delle presunte piante di vite, che indicavano se stessa come una vite. Ma Gesù dice: io sono la vera vite. Questo era in qualche modo vero, perché c'erano al tempo di Gesù, ma anche prima di lui, delle persone che indicavano nell'essere parte di Israele, nell'essere parte del popolo eletto, l'appartenenza al popolo eletto in sé, appartenere a una vite, a prescindere dalla fede che si professasse. Questo invece Gesù lo indica come una polemicamente lo indica come una strada diversa. No, io sono la vera vite. Certo, tu appartieni al popolo eletto, ma tu devi riconoscere che io sono la vera vite. Però poi, quando leggiamo questo passo, io perlomeno sono una persona che ho sempre vissuto nelle chiese evangeliche da quando ero bambino, poi solo a 20 anni ho fatto una scelta seria e serena per il Signore, ma quando mi ricordavo di questo passo, sempre lo immaginavo semplificandolo in questo modo: sì, quello è il passo dove si parla di Gesù che è la vite e di noi che siamo i tralci. Ora, se invece guardiamo tutto quello che c'è nel passo, ci accorgiamo che invece i soggetti del passo sono molti di più. Non c'è solo la vite e non ci sono solo i tralci, ci sono anche altri. Per esempio, c'è il vignaiolo. Il vignaiolo. Vignaiolo è il padre mio, dice Gesù. E poi c'è anche un altro soggetto, un'altra persona, lo spirito della verità, il quale procede dal padre mio, esso testimonierà di me. Quindi in questa vigna c'è tutta la Trinità di Dio che lavora per i tralci. Per il tralcio, che sei tu, che sono io, che è ciascuno di noi, c'è l'intera pienezza di Dio che lavora e vuole lavorare per questi tralci. Noi a volte siamo portati a semplificare le cose. Sì, noi siamo il tralcio e c'è Gesù che è la vite. Questo è vero, è parzialmente vero, è una parte della verità. La verità è altra, la verità piena è che tutta la Trinità lavora per la tua crescita, per la mia crescita, per il nostro frutto, per quello che noi dobbiamo fare, per il piano di Dio che è sulla nostra vita. E quindi, sì, certamente Gesù Cristo è la vite, come abbiamo visto la vera vite, però è anche vero che c'è bisogno di un vignaiolo. A volte abbiamo una fede che può risultare in qualche modo sicuramente trinitaria da un punto di vista della professione di fede, siamo trinitari, noi sì, certo, crediamo nella Trinità, però poi magari nella prassi diventiamo un po' unitariani, cioè è come se privilegiamo una figura delle tre persone di Dio, dell'Eterno Dio.
In effetti, noi dobbiamo comprendere che per crescere nel Signore dobbiamo veramente accettare che tutto Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo abbiano voce in capitolo nella nostra vita. E allora c'è sicuramente la figura del Figlio, di Gesù Cristo, che colui, come vedremo, ci dà nutrimento di continuo, ma c'è anche un altro lavoro. È un lavoro forse un po' meno naturale, ma assolutamente necessario, quello del vignaiolo, il potatore. Il potatore cosa fa? Viene a potare, e quando pota fa a volte anche qualcosa di doloroso, può fare anche qualcosa di doloroso, ma fa, fratelli e sorelle, amici, qualcosa di assolutamente necessario nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno del potatore, abbiamo tremendamente bisogno del potatore continuamente. Il Padre mio è il vignaiolo, egli toglie via ogni tralcio che in me non porta frutto, ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda a ciò che ne porti di più. Il potatore non è che porta via solo i tralci che va, come abbiamo letto, che devono essere tirati via, ma pota anche i tralci che verranno a crescere. Avete presente a cosa serve la potatura? Quando c'è per esempio un credente che è molto zelante, significa che questo ramo, questo tralcio, sta crescendo in modo veloce, magari in modo anche inaspettato, però a volte la crescita veloce necessita di essere riportata, orientata nel giusto modo. Quindi la potatura serve anche là, serve a noi per crescere ed essere riportati sempre verso la volontà del Signore. È qualcosa di assolutamente necessario, fratelli e sorelle. La potatura del vignaiolo è assolutamente importante. E poi dice: dimorate in me, io dimorerò in voi, e siccome il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così se anche voi non dimorate in me. E poi nel verso 5: fuor di me non potete fare nulla. Qui si inizia a vedere una delle dottrine fondamentali della fede cristiana, cioè che noi siamo giustificati per fede soltanto. Quindi fuori, dice il Signore, fuori di me non potete fare nulla. Quello che voi fate lo fate per fede e perché vi è concesso attraverso questo nutrimento continuo che riceviamo in Lui. Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori come il sarmento e si secca, e sono gettati in fuoco e si bruciano. Sì, certo, qui sta parlando di coloro che si sono già tirati via dalla vite, che già non stanno ricevendo nutrimento dalla vite. Non stanno ricevendo nutrimento e quindi in qualche modo verranno tirati via e saranno e andranno verso il fuoco. Questo è evidente. Ma se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. Le parole mie dimorano in voi. Qui c'è la dottrina della Scrittura, che è fondamentale. Noi sappiamo che nella parola di Dio, nella Bibbia, nella parola rivelata di Dio, abbiamo una guida sicura. E quindi è fondamentale che il Signore ci ricordi, come in questo caso, che nelle sue parole, che poi sono richiamate anche alla fine del capitolo, quando si dice dello Spirito di verità, lo Spirito di verità, lo Spirito Santo attesta la verità della Scrittura, essere nutriti dalla Scrittura e dalla parola di Dio è assolutamente necessario per la nostra crescita. E poi ancora,
come il Padre mi ha amato, altresì ho amato voi, dimorate nel mio amore. Qui Gesù entra nel vivo della sua funzione speciale, che è quella di darci nutrimento. E che nutrimento ci dà Gesù? Ci dà certamente un nutrimento attraverso la sua parola, perché Gesù Cristo è la parola, ma questo nutrimento è fatto principalmente di amore, è fatto principalmente di amore. Il Padre mi ha amato e io ho amato voi, dimorate nel mio amore. E poi è fatto di osservanza dei comandamenti, perché nel discorso di Giovanni osservare i comandamenti e amare sono due sinonimi. Questo lo vediamo per esempio in tutta la prima lettera di Giovanni, dove Giovanni si contrasta con loro che dicevano che invece queste due cose erano due cose completamente separate. No, Giovanni, contro lo gnosticismo, il cavalcante gnosticismo di alcuni, dice no, amare Dio significa anche voler obbedire al Signore. Questo lo chiarisce in modo inequivocabile nella sua prima lettera. E quindi è assolutamente importante che noi capiamo che nel nutrimento che riceviamo dalla vite, la vite ci dà nutrimento, noi siamo dei tralci, la vite ci dà nutrimento, e in questo nutrimento c'è in particolare l'amore di Dio. L'amore di Dio fluisce attraverso questo albero di vite e arriva fino a noi, e noi ne traiamo giovamento come tralcio per la nostra crescita. E poi è anche un amore fatto di allegrezza. Questo amore porta con sé l'allegrezza di Dio, la gioia di Dio, il piacere di Dio, la felicità di Dio. Questa è un'altra caratteristica fondante dell'essere veramente nati di nuovo, essere veramente dei tralci della vigna del Signore. Allegrezza sia compiuta, la vostra allegrezza sia compiuta. Verso 11. Questo è il mio comandamento, che voi vi amate gli uni gli altri come vi ho amato, come io ho amato voi. E poi Gesù dice: non c'è amore più grande di questo, mettere la vita sua per i propri amici. Qui c'è un'altra dottrina fondamentale della scrittura e di tutta la rivelazione biblica: l'espiazione sostitutiva in Gesù Cristo che noi abbiamo ricevuto. Lui che muore al posto nostro, muore al posto nostro, quindi per il nostro peccato, e lo fa donando la sua vita volontariamente al nostro posto. Questo è il paradigma dell'amore, è l'esempio, il simbolo, l'emblema dell'amore. Non c'è amore più grande di questo. E poi dice nel verso 16: voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi. Anche qua c'è una dottrina fondamentale, ed è che soltanto per grazia noi siamo salvati. Abbiamo detto prima per fede, non per opere, ma qui possiamo dire solo per grazia. È la grazia del Signore che ci ha concesso la salvezza e ci ha innestati in questo albero meraviglioso di vite. Dice poi il Signore: io vi comando queste cose affinché vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete che egli ha odiato prima me. Cioè, il flusso che noi riceviamo, fratelli e sorelle, dalla pianta, cioè dalla vite, è un flusso che deve in qualche modo andare in una direzione, non si ferma a noi. Cioè, non è che noi riceviamo e basta. Noi riceviamo per dare. Quindi se riceviamo amore, noi dobbiamo dare amore.
Questa è la dinamica del frutto. Quello che riceviamo ci attraversa e noi lo dobbiamo rendere oltre. Questo è quello che il Signore dice per introdurre il frutto. Noi daremo molto frutto nel semplice fatto di essere attraversati dalle virtù di Cristo, essere attraversati dal suo amore, dalla sua allegrezza, dalla sua obbedienza, dal suo modo di essere discepolo, vero discepolo del Padre. Ecco, in questo noi daremo molto frutto. È una certezza, fratelli e sorelle, non è qualcosa che è condizionato. Se noi siamo tralci, se noi riceviamo nutrimento continuamente, quindi non siamo quei tralci che si sono staccati già, che sono stati citati prima, ma se noi siamo tralci innestati veramente sulla pianta, allora è certo noi porteremo frutto, perché l'amore di Dio e le virtù di Cristo fluiranno attraverso di noi per portare frutto. E questo frutto, secondo la parola di Dio, non è per la nostra gloria, non è per la nostra gloria, è per la gloria del vignaiolo. Qui torna il vignaiolo, per la gloria del Padre. Il frutto è per il Padre, è per glorificare il Padre, è per dare gloria al Padre. Gesù Cristo parla anche qui di persecuzione e parla del fatto che nel momento in cui noi siamo tralci di questa vite, si forma anche una certa distanza con gli altri, con il mondo che magari ci può iniziare a perseguitare, ci può iniziare a vedere persino con odio. Qui si parla di una vita rinnovata. Noi in Cristo, fratelli e sorelle, noi come tralci della vite siamo rinnovati, siamo realmente cambiati. Non è solo un simbolo, lo siamo veramente, perché siamo rinnovati dalla potenza di Dio. E quindi, se dovesse succedere che perseguiteranno anche noi, noi dobbiamo comprendere che questo è nell'economia del regno di Dio, è qualcosa che è normale in un certo senso per dei figlioli di Dio, e in questo assomiglieremo ancora di più alla vite. E certo, poi si parla ancora di peccato e del fatto che il peccato verrà punito perché non si è riconosciuto Cristo, quindi come dice anche Giovanni 1, la punizione non è tanto per il fatto di essere persone peccatori. Certo, noi siamo puniti per il peccato, ma come dice Giovanni 1, la luce è venuta nel mondo e voi non l'avete ricevuta. Se noi non riceviamo la salvezza in Cristo, rimarremo nel nostro peccato, questo è evidente. E poi si conclude con la splendida figura del Consolatore. Fratelli e sorelle, non solo è necessario essere innestati nella vite che ci dà continuamente nutrimento, non solo è necessaria per la nostra crescita, è assolutamente necessario il ruolo del potatore, del vignaiuolo che ci pota, è necessario anche l'azione, è assolutamente necessaria l'azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci testimonia, è il testimone della verità, ci testimonia del Padre. Infatti lo Spirito Santo procede dal Padre e testimonia del Figlio, testimonia della vita. Quante volte noi come tralci iniziamo a pensare come se noi fossimo dei tralci a sé, come se fossimo un rametto a sé che può stare anche da solo.
No, noi abbiamo continuamente bisogno dello Spirito Santo che ci ricorda seriamente che noi siamo dei tralci di quella vite, che c'è un vignaiuolo, che c'è un progetto, ed è un progetto che ci attraversa e vuole che noi portiamo frutto per la gloria del Padre. E allora, brevemente, abbiamo visto che l'azione di tutta la Trinità di Dio è assolutamente necessaria per la nostra crescita e noi dobbiamo accoglierla a mani aperte, veramente a mani aperte, perché noi possiamo essere degli strumenti validi nelle sue mani. Io dicevo all'inizio che quando leggevo questo passo ero sempre portato a semplificarlo. Sì, Signore, è la vita e noi siamo i tralci. Effettivamente questa mattina abbiamo visto che non è così. Noi siamo in un progetto molto più grande e il progetto della vigna di Dio è un progetto organico, è una vigna con una sola vite, Gesù Cristo, l'unico che ha dato la sua vita per noi. E abbiamo visto anche che le dottrine fondamentali del cristianesimo autentico sono tutte racchiuse qua, cioè l'autorità della scrittura, la salvezza per fede e non per opere, il fatto che noi siamo salvati per grazia, il fatto che dobbiamo passare anche, non l'abbiamo citato, ma anche questo, dobbiamo passare per una nuova nascita. Cioè, noi siamo salvati nel momento in cui riconosciamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E anche la centralità di Cristo, la Trinità, sono tutte parti del bagaglio fondamentale della fede. E questa grande vigna, che è fatta però di una sola vite, è la Chiesa, fratelli e sorelle, è la Chiesa. E la Chiesa ha una sua organicità, ha una sua unità, ha una sua comunione. E quindi in questo voglio anche introdurre il lavoro dell'Alleanza Evangelica. L'Alleanza Evangelica non serve a costruire una unità. L'unità, fratelli e sorelle, non possiamo costruirla. È lo Spirito Santo che la fa, unità. Noi la possiamo scoprire. Questo possiamo farlo. Possiamo scoprire l'unità. Quando tu vedi che io sono in Cristo e io vedo che tu sei in Cristo, stiamo scoprendo l'unità. Stiamo veramente scoprendo che siamo uno in Cristo. E allora il fatto che lo scopriamo significa che poi, essendoci accorti di questo, iniziamo a lavorare in questo. E quindi significa che due tralci lavorano anche per il medesimo frutto. Tre tralci, cinque tralci, 5.000 tralci, 2 milioni di tralci, milioni e milioni di tralci possono lavorare insieme. Questa è una sfida, è la sfida che Gesù Cristo ci fa attraverso la sua preghiera due capitoli dopo, nella preghiera sacerdotale. Prega in questo modo, prega il Padre ancora, il vignaiolo, affinché quei tralci siano uno. Amen.